L'ho chiamato Una vita nuova perché è quello un po' che vivono i personaggi di questo nuovo romanzo, che si ritrovano tutti a vivere una vita nuova, che non significa buttare all'aria tutto, ecco, è cambiare l'atteggiamento. È un libro che parla di liberazione, di leggerezza, delle persone che siamo dovuti diventare o che siamo diventati nella vita per una serie di circostanze, situazioni. Invece questo libro racconta il tornare a casa nella parte più vera di noi. Quindi ogni personaggio di questo libro, attraverso questo romanzo, ritorna più vicino alla sua matrice. Il mio inizio, diciamo, da scrittore è una conseguenza da lettore. Io sono stato un grande lettore perché, non essendo andato a scuola, mi sono sempre sentito in difetto. E poi, a forza di leggere, ho avuto il desiderio di scrivere. E mi scrivevo delle frasi, delle riflessioni. Magari leggevo un libro, mi piaceva, scrivevo una riflessione, una domanda, una cosa. E poi un anno ho fatto un incidente con la Vespa, il mio Vespino, e mi sono rotto la gamba, sono rimasto bloccato a letto e ho pensato di unire tutti questi pensieri, e quello è stato. E poi l'hanno pubblicato, è andato molto bene, e mi hanno detto: bene, ne puoi scrivere un altro. Solo che lì c'erano 10 anni di appunti, quindi ho detto: boh, come faccio a scrivere un altro? Da dove vado? Non sapevo dove andare a pescare un altro quadernone pieno di appunti, quindi mi sono messo lì un po' come se fosse il primo, come se il secondo in realtà fosse stato il primo romanzo. In questo libro volevo raccontare un po' la capacità di godersi la vita senza sensi di colpa o senza doversi incastrare sempre negli obblighi, e soprattutto codificare la vita attraverso cosa è giusto e cosa non è giusto, cosa si aspettano da te, cosa non si aspettano. Io volevo liberare questo personaggio che ho raccontato, che all'inizio era molto legato, perché è quello che ho cercato di fare con me stesso. E per fare questa cosa ho dovuto parlare di mio padre, perché il nodo era sempre lì. Mio padre era una bravissima persona, una persona molto buona, molto per bene, tra virgolette, ma era una persona anche molto introversa. E quello che mi è venuto a mancare poi nella vita come strumento è la gioia di vivere. E quindi, per poter parlare ai miei figli, che è la cosa a cui tengo di più, della gioia di vivere, mi sono dovuto liberare da quel mio passato, insomma, che mi costringeva a essere una persona che non sempre ero io, insomma, ecco. Ma la mia più grande paura è, ovviamente, prima di avere i figli era la sofferenza. Cioè, l'unica cosa che mi ha sempre un po' spaventato è proprio la sofferenza. E adesso, ovviamente, avendo dei figli, che possa succedere qualcosa a loro, diciamo. Per quanto mi riguarda, proprio le paure vere, profonde. Le altre non ho molte paure. Ecco, devo dire la verità, sono molto fortunato in questo. Non ho cose che mi paralizzano, non ho un nemico storico da affrontare. Devo dire che sono abbastanza di buon umore e soprattutto mi sento protetto nella vita, ecco.